Jack e Jill si trovavano all'hotel e avevano con sé i fagioli magici. La fiesta era entrata nel vivo, ma avevo affari da sbrigare e non c'era tempo per divertirsi. Beh, magari solo un paio di minuti. Era l'hotel più lussuoso della città e niente poteva fermarmi. Con quei fagioli avrei ripagato il mio debito verso la gente di San Riccardo. Nel registro era scritto dove si trovavano Jack e Jill. Dovevo soltanto riuscire a prenderlo. Ma con una taglia sulla testa, non potevo farmi scoprire. Nessuno dei miei ospiti riceve messaggi. Cosa sto facendo? Il momento più pieno dell'anno? Sì, proprio. No, sarà stato il vento. Nessuno dei miei ospiti riceve messaggi. Cosa sto facendo? Nessuno dei miei ospiti riceve messaggi. Cosa sto facendo? Nessuno dei miei ospiti riceve messaggi. Cosa sto facendo? Stanza 7. Prima di poterci andare dovevo assolutamente occuparmi di altri ostacoli. Ma come? Ehi! Hai visto qualcosa? Di che genere? Qualcuno di sospetto? In questo posto? Ovunque io guardi. Non potevo farmi scoprire. Se Jack e Jill m'avessero visto, avrei dovuto dire addio ai fagioli. Il gatto! Sbaglio, quella statua si è mossa. Tengo d'occhio, Mr. Cactus. Cosa abbiamo qui? Compensa è mia. Sarà la mia immaginazione. Ero davanti alla stanza. Prima però dovevo assolutamente superare il mio amico del porto. L'hotel era vecchissimo come le assi cigolanti del suo pavimento.
Cos'è stato? Me avevano beccato, ma per fortuna la fiesta del fuego me fornì un ottimo diversivo. Che bonita! No! È stato! Basta! Artificio! È stato! Ehi! Fuochi d'artificio! Mi trovavo davanti alla stanza di Jack e Jill. Purtroppo c'era un piccolo problema. Era chiusa. Ma fortunatamente per me non era un problema. La cosa più difficile era ottenere i fagioli. Avrei dovuto dare fondo alle mie migliori doti di furtività. Che succede? Sei solo agitata per via dei fagioli. Hai sentito un rumore? Dolcezza, sei solo agitata per via dei fagioli. Jack, che succede? Non sento niente. Non sento niente. Jack, che cosa è stato? Dolcezza, sei solo agitata per via dei fagioli. Cos'è stato, Jack? È l'hotel che è vecchio e scricchiola, Jill. Tranquilla. Che succede? Dolcezza, sei solo agitata per via dei fagioli. Che succede? Non è niente. Jack, che succede? Non sento niente. Ehi, che succede? Chi è quello? Ehi, tu, fermo dove sei? Cercavate qualcosa? No.
pulizie. E il mio amico non mi avrebbe detto niente. Dovevo sapere cosa sapesse. Stava cercando anche lui i fagioli magici? Tu! Mi hai fatto perdere i miei fagioli! Concedimi almeno l'onore di affrontarti in un duello! Dovrei fare molto meglio di così! Guarda, è il gatto con gli stivali! Oh oh! Laggiù! Prendetelo! Se vuoi, puoi arrenderti! Il gatto ci pensa. Pronto, no, arrivo! Olè! Ok, ci siamo! Pronto, no, arrivo. Mai era un gatto all'angolo. Un errore. Forse non era abile come pensavo. Intendo, non che ne avessi mai dubitato. Tu chi sei? E che cosa ci fai qui? Questa città c'è spazio per un solo affascinante felino. Ammiro la tua bravura, ma non posso lasciarti continuare. Perché così silenzioso? Cosa nascondi? Ti prenderò, lo prometto.
Non mi stai rendendo le cose facili. Preoccupato di aver messo su qualche chilo. Questo inseguimento finisce a chi? E adesso? Non c'è altro che tu possa fare. A parte quello. Prendilo! Aspetta un attimo. È pronto? Sì, accidenti! A questo ci penso io. Ne ho per tutti! Vuole proprio combattere. A questo ci penso io. Pronto, no, arrivo. Qualcun altro vuol farsi avanti? Te ho preso, non c'è alcun modo. Bisogna essere pazzi per... ecco la risposta alla mia domanda. In questa città c'è spazio per un solo affascinante felino. Ammiro la tua bravura, ma non posso lasciarti continuare. La gente si stava godendo la fiesta del fuego, ignara dello spettacolo che stavo producendo alle sue spalle. Solo un pazzo attraverserebbe il porto, o un altro pazzo che insegue il primo. Ti prenderò. Sei mio. Pensi di potermi sfuggire di nuovo? Fortunatamente le cose non potevano peggiorare. O forse potevano. Quel gatto! Prendetelo!
Vuoi combattere, gattino? Ti faccio vedere io come si fa. Ti faccio vedere io come si fa. Pronto, no, arrivo. Ora vengo a prenderti. Ora tocca a me. Arrivo! Sei forse tu un gatto oppure un coniglio? Non ero fiero di me. Ammiro la tua bravura, ma non posso lasciarti continuare. Lo sappiamo chi.